E salve a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo episodio di FIFA 19. Siamo qui di fronte a Mauro Icardi, guardate, nella nuova casacca Blancos. Vi ringrazio per le risposte riguardante appunto i sondaggi che abbiamo fatto riguardante gli acquisti di Hazard e Eriksen. Sono due giocatori fortissimi ragazzi e come vedete sono in scadenza. Avete tutti risposto, la maggior parte di sì. Quindi vi ringrazio veramente tutti, saluterò qualcuno, quello che appunto ha dato le risposte più esaustive e più comunque complete che mi hanno fatto comunque varare verso questa decisione, ma lo faremo appunto alla fine del video. Noi adesso ragazzi ci dedicheremo a acquistare appunto tutti i giocatori, vediamo se abbiamo i soldi necessari per poter fare il tutto, quindi andiamo sulle finanze, ovviamente siamo un po' messi maluccio. Ci mettiamo tutto così, credo che vada bene. Abbiamo tutto pronto per insomma, gli stipendi. Quindi ci dedichiamo adesso a fare HUB mercato e vediamo il da farsi. Eden Hazard, ragazzi. Contattiamo Eden Hazard. Una cosa, veramente, ragazzi, sono in fibrillazione. Non ci credo, avere un giocatore del genere a zero veramente mai, mai e poi mai è accaduto una cosa del genere. In tutte le carriere di FIFA che io abbia mai fatto. Ovviamente cruciale. Comunque Hazard a 29 anni, ragazzi, non è che sia promettente la sua età, ma ovviamente lui è contento di giocare come cruciale. Gli diamo 4 anni di contratto. Che diciamo, che dite? Perfetto. Clausola rescissoria mai più nella vita, quindi va benissimo, non gliene diamo. 2 milioni e mezzo di ingaggio. No, rimuoviamo il bonus. E anche... dai, cerca un po' troppo. Facciamo, ti do 2,30 e un milioncino. Forza. Va benissimo così, 2 milioni. E ci siamo portati a casa Eden Hazard, ragazzi. Il primo è andato. Vediamo se riusciamo a prendere anche il buon vecchio Eriksen. Eccolo qui, Eriksen, ragazzi, 1,89. Non so se sia aumentato di overall. Lui ha 28 anni, controllo palla 92. Mamma mia, un campione, 1,81 m. L'erede di nonno Borca, eccolo qui. Anche lui in scadenza. Eccolo qui, l'erede di nonno Borca. Guardate, la stempiata promette bene, ragazzi. La stempiatura di Eriksen promette particolarmente bene. Potrebbe essere il degno erede di nonno Borca. Anche lui cruciale, ragazzi. Ovviamente, come si fa a dire di no a giocatori del genere? Quindi, perfetto. 4 anni va benissimo. Clausola rescissoria. Potremmo anche mettergliela a Eriksen. E guadagniamo qualche milioncino. Allora, se Icardi è arrivato per 100, se ne è andato via per 150 milioni, lui è un 89, 160, 170 milioni, 100, 180, dai. Oh, sì, no, 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 nega clausola, ok. 111 mai nella vita perché no. Perfetto. 15 presenze. Rimuoviamo il bonus e vediamo se così gli va bene. Ok, senza neanche quel bonus è stato disposto ad accettare. Bene ragazzi, quindi a breve avremo Eriksen e Hazard nel nostro roster. Guardate qui che Edabalde continua a crescere. Neres, ragazzi, lo stiamo seguendo. A breve arriverà il nostro resoconto. Ragazzi, vi voglio far vedere, ecco, c'è anche Cuadrado in scadenza, quindi dico, secondo voi credo che questo sia un giocatore anche da prendere perché non ha delle richieste sose e poi può far rifiatare nonno Arjen che sicuramente se ne andrà a fine stagione perché ragazzi ormai ha 35 anni e c'è un altro giocatorino che mi interessa e mi intriga particolarmente in scadenza, ve lo faccio vedere subito, abbiamo sia Matuidi che Lucas Leiva. Il problema di Matuidi è che ovviamente ha 32 anni. Quindi ragazzi, decidete voi al solito.
Lei, come vedete, anche l'EIVA è in scadenza. Ovviamente fra l'EIVA e Matuidi sceglierei sicuramente Matuidi perché è anche un anno in meno. Quindi fra Matuidi e Quadrato, ragazzi, anche qui li prendiamo tutte e due, ne prendiamo soltanto uno. Ditemelo nei commenti. Ovviamente a noi più la squadra è grande, più ci conviene, perché avete visto, ragazzi, quando ci sono i turni infrasettimanali siamo veramente nella merda. Comunque, ragazzi, possiamo andare avanti, abbiamo parecchio tempo per allenare i nostri giocatori perché, come vedete, non ci sono partite perché c'è tutta la pausa nazionali. Ragazzi, finalmente siamo pronti per affrontare la nostra nemesi. Che cosa vuole Lunin? Vuole giocare, ragazzi. Vuole giocare al posto di Handanovic. E ragazzi, se lui è il portiere del nostro futuro, mettiamo le magliette proprio originali, come non dargli un'opportunità in queste partite? Intanto sta crescendo che è una meraviglia, è arrivato già a 83, l'abbiamo preso che era un 81. Cerchiamo adesso di fare la formazione perfetta per questa partita. Allora, Godin De Vrij, mettiamo Sanchez, speriamo che non faccia cagate. Alba, Brozovic, Nainggolan, Borja Valero, facciamo una cosa abbastanza faiga. Gelsomino ce lo teniamo per dopo, magari sfonda tutto. Va benissimo così, ragazzi. Gelsomino pronto subito a subentrare. Nonno Borja, regalacci le emozioni che solo tu sai darci. Intanto da notare una cosa, guardate nel grafico la velocità di Nonno Borja, proprio parallela, grandissimo Nonno Borja, sempre il migliore in campo. Perfetto ragazzi, partiti, derby di Milano, ci siamo, Inter contro Milan. Speriamo ragazzi di non fare cagate. Abbiamo messo Dybala come AS, anzi no, come AD alla Messi. Speriamo che porti bene questa nuova posizione. Nonno Borja, il nostro talismano. Nonno Borja, speriamo ci faccia sognare. Dybalino magico, cosa sta facendo ancora? Lautaro, Lautaro da lontanissimo. Attenzione ancora, la palla è nostra. Se ne impossessa Perisic. Lautaro, Lautaro di sinistro magico. Io ci provo sempre, ragazzi, con Lautaro. Destro, sinistro, non fa differenza perché è un campione. Segna sempre da qualsiasi lato. Intanto abbiamo la miglior difesa, 30 partite da 7 gol. Mamma mia, che score, veramente. Dybala, guardate che azione! Vai Dybalino, vai Dybala. Che cosa fai? Perché? Ripartenza Inter, ragazzi, con Lautaro. Mamma mia, per quanto non passava. Attenzione, Perisic. Il nonnino si è proposto Nonno Borja! Si è proposto Nonno Borja! Mamma mia, Nonno Borja. Orribilmente Nonno Borja, ragazzi. Guardate, guard che tiro! Mamma mia. Il piccolo nonno, ragazzi, purtroppo pensa ancora di avere l'effetto del Viagra, ma è finito da tempo, purtroppo. Nonno Borja è tornato un comune mortale. Dobbiamo farcene una ragione. Attenzione, Perisic. Guardate l'avanzata dell'Inter. Come stiamo giocando, Perisic? Ci provo da tutte le parti, ragazzi. Attenzione, angolo. Dybala. Dybala, un nano, ma comunque lo stesso si propone. Ragazzi, vi ricordo di andare a guardare l'episodio su Matisse de Ligt. L'episodio appunto sulle curiosità sui calciatori, molto importante ragazzi, lo andate a guardare perché dovete farmi sapere se quei formati vi piacciono, quei format insomma. A me mi ispirano particolarmente, però ovviamente il pubblico è quello che sceglie, quindi mi raccomando, andate a guardare quel video, lo trovate ovviamente sul mio canale. Intanto ancora qui 0-0 ragazzi, però partita abbastanza, cioè messa bene. Dybala qui mi piace particolarmente, anche se sono troppo larghi le nostre ali. Attenzione Lautaro! Mamma mia le ciabattate. Però Donnarumma mi sembra abbastanza in forma. Attenzione! Abbiamo anche parecchi problemi per quanto riguarda i saltatori, ragazzi. Sono tutti nani. Attenzione, Nonno Borja. Nonno Borja ha finito le batterie. Cazzo, attenzione, attenzione, il Milan si propone. Attenzione, questi ci purgano. Vai, Davinson. Jordi Alba, mamma mia, il principino ci mette la testolina proprio a lui. Perisic,
No, Dybala, che cosa è questo? Mannaggia a me. Ho crostato troppo forte. Ragazzi, sta per finire il primo tempo. Purtroppo non stiamo riuscendo a fare male. E credo che sostituirò Nonno Borca. Mi duole il cuore, ragazzi, ma il derby non si può sbagliare. Credevo fosse un pochino più in palla oggi, ma purtroppo l'Alzheimer, ha preso anche lui, ragazzi. Malattie che distruggono le carriere dei calciatori. Intanto la Juve continua a vincere, che è una meraviglia. E allora ci mettiamo Gelsomino. No, sposto di Brozovic. Apparentemente no. E facciamo giocare Dybala nella sua classica posizione. Intanto vediamo se mi hanno tolto le istruzioni. No, no, le istruzioni non me le hanno tolte. Intanto si parla qui della Champions League, che ci attenderà nella prossima partita. Vedremo infrangersi magari un sogno. Speriamo di no. E comunque noi abbiamo dovuto far giocare tutti. Gol del Milan, ragazzi. Gol del Milan. André Silva ha fatto un gollone. Purtroppo io mi metto a giocherellare. Guardate qui che sberla. Dicevo comunque, abbiamo un calendario ostico perché abbiamo il Milan, perciò dobbiamo fare giocare tutti i titolari. E poi abbiamo lo United in Champions. Quindi veramente. Tanto pensiamo ad oggi e riprendiamo questa partita. Dybalino magico, Dybalino magico, Dybalino magico! Ancora, ancora la nostra Inter. Si propone con Gelsomino, Gelsomino per Lautaro, Lautaro, Perisic, guardate. Mannaggia, Perisic, proteggi un po' di palla, dai! Davinson Sanchez. No, Brozzo, pure tu! Mamma mia, attenzione, attenzione! Fermi, dai De Vrij, che cavolo, che culo che hanno. Dai, 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 dai. Perisic, perfetto. Brozo, Gelsomino. No, mannaggia. Ci avevo sperato tantissimo. Ragazzi, non voglio assolutamente perdere. Il nostro trend positivo sta svanendo. Attenzione, no, no. Oddio, 2-0. Fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. Benissimo, riprendi questa palla, riprendi questa palla. Partiamo, partiamo, partiamo. Dai, 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 dai. Stiamo facendo cagare. No, mamma mia. L'amnesia totale di gruppo, no. Proprio contro il Milan. Ma come gioca questo Milan? Niente. Niente, ragazzi. Niente. Ci stanno imbucando malamente. Cambiamo qualcosa assolutamente. Come ci mettiamo in campo? Dobbiamo ovviamente recuperare tre difensori, ragazzi. Tre difensori, e io direi di giocarmela 3-5-2 con due punte, dai. Magari più avanzato Perisic per fare un po' male. E la stessa cosa vale per Gelson Martins. Dai, ragazzi, dai, ragazzi. Anche se la vedo dura, ragazzi, quando noi andiamo sotto di due gol, la vedo veramente dura. Facciamo entrare Godin, magari. Ok, mettiamolo così. Nainggolan, Dybala, Perisic e Martins. Chi facciamo entrare? Chi facciamo entrare per svoltare la partita? Non ci siamo portati neanche. Come si chiama? Mettiamo Perisic attaccante, ragazzi. Mi ispira particolarmente. Cabral, per svoltare. Vediamo se può entrare. No, e basta. Non può entrare più nessuno. Bene. Siamo pronti, ragazzi, per cercare quantomeno di agguantare il pareggio, ragazzi, perché stiamo giocando malissimo. La nostra Inter ammutina. Attenzione, Gelsomino, velocissimo, Gelsomino, subito, subito, un gol, subito, attenzione! Mamma mia, sarebbe stata bellissima questa cosa, ma purtroppo nulla di fatto. Lautaro, Lautaro, prendi, forza, facciamo questo gol! No, Lautaro, no! Niente, ragazzi, quando Lautaro sbaglia queste cose vuol dire che dobbiamo perdere. Basta. Deciso. Ha deciso FIFA per noi. Vai, Davinson. Perisic. Gelsomino. Guardate lo scatto fulmineo. Gelsomino, velocissimo. Dai, 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 forza. Agguantiamo questo pareggio. Agguantiamo questo pareggio. Ma mai nella vita. Perisic. Perisic. Gelsomino. Ma dai! Ma dai! Ma Donnarumma, chi è? Mister Fantastic! Ma per favore, dai, per favore. Allora, un tiro, un gol. Dai, dai, dai. Comunque, ragazzi, sto Lunin non so perché. Quando porta sfiga. Ogni volta che gioca lui in porta, perdiamo. Porca vacca, che partita assurda.
Voglio guardare le statistiche, ragazzi. Come siamo andati? E dai, 8 tiri a 3, non abbiamo fatto neanche un gol. 4 in porta. Ma dai, loro hanno fatto 3 tiri e 2 gol. Proprio incredibile. Questa è FIFA, ragazzi. Questa è FIFA. Vediamo come siamo messi. Credo malissimo. Dopo questa sconfitta. No, ancora non siamo messi male. Perché comunque la Roma, è distante parecchio, anche se dovesse vincere. Adesso vediamo subito. Giovane rescinde il contratto, te ne puoi andare, non me ne può fregare di meno. Intanto accettiamo sempre le offerte, ma che poi ovviamente non si concretizzano. Lunin è contento, anche se porti sfiga. Intanto la Roma ovviamente ha vinto e quindi si porta a meno 5, ma comunque ancora abbiamo ben saldo il primo posto. Rakitic vuole andare in campo. Insomma, ragazzi, speriamo di fare bene. Nonno Borca forse non ne ha più. Basta ascoltare il cuore. Ascoltiamo un po' anche le richieste dei calciatori. Facciamo giocare Chamberlain al posto di Nainggolan, che ha fatto assente. Ci portiamo un Kean, magari al posto di un nonnino Borca, che in questa partita non credo possa fare bene. Niente, ragazzi, lascerei tutto così com'è. La nostra Inter si è spenta ad aprile, ha avuto un'involuzione, ma sicuramente, ragazzi, se non dovesse andare bene il prossimo anno, con tutti questi acquisti a zero che stiamo facendo e che potremmo fare, quindi, ragazzi, vi rinnovo il sondaggio che vi ho richiesto appunto riguardante Matuidi e Quadrado. Prendiamo anche loro a zero. Per me, ragazzi, fondamentalmente andrebbe bene perché giocatori a zero non è che diano mai fastidio. Ma adesso pensiamo alla partita contro lo United. Speriamo di andare bene. Eccolo qui, Inter United. L'Inter contro Mourinho, perché mi sa che ancora qui c'è Mourinho. Sì. Quindi speriamo, ragazzi, che il nostro Special One Amudini contro la sua ex squadra, contro la sua squadra, faccia vincere l'amore di una vita. Lautaro, Perisic, guardate come si propone Perisic, il nostro Perisic nazionale, cross al centro per Gelsomino, i gol di testa ce li ha. Vi ricordo di andare a guardare i primi episodi in cui Gelsomino ci ha fatto sognare con dei gol dei capoccia assurdi, anche se 1,20 m. Attenzione, ancora l'Inter. Cerchiamo di possedere un po' la palla e poi li imbuchiamo in questo modo. Ma Lautaro, ma che cosa ti è preso? Cosa ti è preso? La nostalgia di Mauro. Per Emerson. Guardate il nostro Emerson quanto è forte. È venuto che era un 68. Però a livello di cross dobbiamo lavorarci. Dobbiamo lavorarci parecchio. Per il nostro Emerson. Ma comunque, ragazzi, mi convince sempre di più. Sia lui che Aina sono delle sicurezze. Meno male che abbiamo almeno loro che ci danno sicurezza. Cabral, penso che lo andremo a vendere. Ragazzi, il sogno Champions si sta infrangendo. Uno dopo l'altro prendiamo gol, che è una meraviglia. Purtroppo, 1-0 per loro in casa nostra, ragazzi. Dovremmo farne almeno 3 per essere sicuri, ma la vedo dura. Qua ogni tiro, cioè FIFA ormai si è messo in testa, ogni tiro loro è un gol. Noi ne possiamo fare 60 di tiri, non ne entra mezza. Bene, complimenti FIFA, grazie. Sì, ragazzi, questi giocano che è una meraviglia. Passano palla da un lato all'altro del campo come se fossero. Guardate, incredibile. Gol. Perché ormai FIFA. Gol, 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 ragazzi. Niente. Cioè, vedete, vedete. Fanno cose assurde e riescono a segnare in maniera proprio. Gol, ragazzi, gol. Lautaro! Rakitic! Basta, basta, ragazzi, basta, basta, basta. Me lo devo togliere dai coglioni al più presto questo Rakitic, perché veramente fa schifo. E intanto ancora lo United ci stanno arando, ragazzi, ci stanno arando. No, 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 no. Questa, ragazzi, questa è proprio, come vedete, dobbiamo uscire dalla Champions. Vi giuro, non ho fatto nulla che potesse far accadere questo. Guardate, guardate. Cross, io stavo rinviando, ovviamente. Che cosa fa Godin? Cosa fa Godin? Cioè, ditemi, ragazzi, ditemi come poteva evitare un gol del genere. Come poteva evitare un gol del genere? Godin è
è messo lì che non va a prendere il pallone, ragazzi, basta. Niente, non ho parole per descrivere questa squadra, veramente uno schifo. Ma non vedo l'ora che arrivino i parametri zero, così da rinvigorire il tutto. Dybala, st'altro, è morto. Ragazzi, sta veramente, il tempo passa, ma non riusciamo a concretizzare niente, niente, in nessun modo. Gelsomino scatta, vai Gelsomino, vai Gelsomino. Madonna santissima, ma non ci riesce nulla e poi loro riescono a prenderla sempre. Qualsiasi cosa è sempre loro la palla, ma dai. Niente ragazzi, mancano pochissimo. Magari un gol della bandiera, ma non, proprio giocando in questo modo non ci riusciremo mai. Mai nella vita. Mai nella vita, lo vedete, guardate proprio il fallimento di 11 uomini. Fallo mezzo. Ma mai! Gelsomino! Madonna santissima! Niente, ragazzi, niente, è inutile. Ormai ci accingiamo a fallire in Champions. Purtroppo era scritto nella roccia che dovevamo perdere. Cioè, FIFA non ci ha permesso di fare nulla. Abbiamo preso due gol assurdi. Cioè, non so. Poi guarda, la partita è assolutamente equilibrata, a parte il possesso palla, e ovviamente perdiamo. Bene, si fa più dura del previsto, ragazzi. Non credevo di fare così schifo. Abbiamo adesso Marino, sì, non ci stanno proprio interessando queste cose, guardate. È l'ultima cosa che ci interessa. Andate via tutti, tutti, proprio dovete andare via. Vi odio. Godin, fate tutti schifo. Bene, vediamo il Genova. Portogallo, ok. Niente, ragazzi. In Champions siamo andati malissimo più che in campionato. Dobbiamo affrontare il Genova in campionato. Speriamo, ragazzi, di fare bene. Si sta mettendo davvero dura, ragazzi. Prima di lasciarvi, vi ricordo, cioè, salutiamo qualcuno. Asensio ci ha commentato, ragazzi, e io lo saluto caldamente, andando proprio a linkarmi anche insomma, il nuovo stemma dell'Inter. Io avevo messo quello vecchio, insomma, perché con la stella lì è particolare. Però, ragazzi, io vi ascolto sempre. Infatti, in questa copertina vedrete il nuovo stemma. Quindi, grazie, Asensio. E poi Samuele Nerazzurro, appunto, ci dice che di prendere sia Hazard che Eriksen, perché ovviamente non possiamo farci scappare due parametri zero a questo, insomma, a questo prezzo. E poi saluterò sia Alessandro Pinoli, che ovviamente ci ha commentato, e lo stesso vale per Andrea Elmi. E poi anche Salvatore Sword, che mi ha detto appunto che stiamo avendo un grandissimo successo. Ragazzi, il successo è sempre grazie a voi. E poi non posso dimenticare di salutare GianluYT, quindi GianluYT, che appunto mi ha scritto tutte le esultanze che possiamo fare durante, magari dopo un gol, anche se in questo episodio non ne abbiamo fatto mezzo di gol. Comunque ti ringrazio Gianlu. Niente ragazzi, l'episodio si conclude così. Abbiamo fatto cagare, ragazzi, veramente abbiamo fatto veramente cagare. Spero che nel prossimo episodio riusciremo a fare qualcosa. Intanto vediamo cosa ci aspetta. Abbiamo il Genoa e proprio andiamo al patibolo contro lo United. Comunque ragazzi, il problema è proprio la rosa, perché la rosa corta fa questo. Non abbiamo i giocatori in grado di vincere la Champions, questo dico me lo aspettavo, però almeno siamo arrivati ai quarti. Comunque ragazzi, vi invito a lasciare sempre un like, commentate se il video vi è piaciuto, ricordo di dirmi se prendiamo ancora Cuadrado o Matuidi, ricordatevi di commentare, iscrivetevi al canale, quindi seguitemi anche sui social, Instagram e Facebook, che è molto molto importante. Adesso è veramente tutto, ciao da ZetaCloud.